pensano, ci si togliono, perché sennò pensano che siamo ricchi, anzi che siete ricchi. Ecco, ecco, bravi, 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 bravi. Ecco, oh, ecco, mi sembra che il quadro comincia a delinearsi. Ecco, qui, oh, per esempio, mi ci vorrebbe una balata. Fiorella! Sì? Senti, fai una cosa. Vai di là, prendi una coperta e fai di questa sedia un lettino. Ecco, va bene? Sì. E via! Tu fai una cosa. Appena Fiorella ha preparato questo lettino, tu ti ci stendi sopra. Io? Ma io devo andare a fare le pulizie, mi stanno aspettando in teatro! Ma quale teatro? Il teatro oggi è qui! Ma è possibile che io in questa casa, che sono l'unica che tiene una posizione... Verticale? Oggi l'assumerai orizzontale, perciò stai zitta e stenditi su quel lettino, che tra una mezz'oretta tutto sarà finito. Che dobbiamo fare? Beh, ragazzo, adesso mi raccomando, rimaciatevi, eh? Rimaciatevi. Sì, lei... Ah! No, adesso devo pensare al padre. Sì. Fiorella, mi raccomando. Sono emaciata? Sì. No, non sei troppo emaciata. Fai una cosa. Fiorella, vai a prendere un po' di borotalco e passalo sul viso, zia, che è poco moribonda. Ecco, tu, Luisa, si alza. Luisa, siedi a questa sedia e con la testa tra le mani e l'occhio spento per l'angoscia. Sì. Spento. Sì. Ecco, brava, sì, spendila così. E poi... No, volevo spettinarti, ma meglio di no, perché con questo coso in testa, mi raccomando. Adesso il quadro è quasi perfetto, vedo come posso sistemare il nonno. Papà? Il nonno, chissà. Sì. E io cosa faccio? Ah, tu fai una cosa, vai in camera mia e rimanici finché non ti chiamo. Bene, allora sistemo il nonno. Sì. La figlia. Moribonda, il padre paralitico, un binomio perfetto. Oh, ho sentito suonare! Oddio, c'è, quelli sono già qui! Mi raccomando, emaciatevi, mi raccomando. Se vi interrogano, non rispondete, piangete! Parlo solo io, va bene? Vado via. Avanti! È permesso? Oh! Buongiorno, donna Elena! Contessa, carissimo! Signor Barone! Prego! Lei ci ha preceduto, commendatore? Ah, di pochi minuti, sa! E sono già tutto triste nel vedere queste condizioni di questi poveri. Ah! Che tristezza! Vedo che anche lei ha voluto portare un suo dono personale. Oh, ma no, niente di particolare! È qualcosa nei momenti di maggior bisogno di questi poveretti. Sì. Sì, ho avuto ragione io a non voler portare indumenti cibari. E cosa ha portato, signor Barone? Commendatore, i medicinali a base vitaminica. Oh! Vabbè. Saranno loro bene. Utilissimi. Donna Elena, altro che utilissimi, Vedi come stanno saltando di gioia. Buona donna, che cos'ha la poveretta? Donna Elena, forse è meglio non chiedere. Già la nostra presenza è una vergogna per loro, perciò non chiedere. Ma sarebbe utile sapere di che malattia soffre per poterla aiutare. Si sente? Forse è meglio che non parli. Questa ci muore in casa. No. Ma perché piangono? Perché piangono? E perché piangono, signor Barone? Le ha portato medicinali, vitaminiche. Vuole che si mettono a zoppare. Buona donna, lei è sposata? Sì! Ma buona donna, non pianga, siamo appunto qui per aiutarla. E suo marito lavora? Ma che lavoro, donna Elena? Quello è un farabutto, è uno che si ubriaca, un alcolizzato, sì. Guardi in quale condizione ha portato questa famiglia, guardi. Che angoscia, che tristezza. Ma intanto ho visto uno, un vecchio, seduto in carrozzella. Sì. E mi ha fatto pure un saluto un po' strano, un vecchio fascista. No, vecchio rimbambito, pensate, trauma psichico. Beh, vogliamo fare qualcosa? Io vorrei di dare un'occhiata a questa abitazione, e pure per capire le condizioni igieniche di questi proletari.
Ma... sì, giustissimo, giustissimo. So. Signora, non siamo indiscreti, vero? Ma non sono niente allegri, non sono niente allegri. Ecco, venga. Questa è la camera del vecchio padre. Ma è lo sgabuzzino! Ma non c'è un letto, non c'è un letto? Ma no, lui, poverino, dorme in poltrona. E da quella parte che cosa c'è? Oh, non so, non so. Vogliamo andare andiamo a vedere, l'altra? Andiamo a vedere. Allora, prego, andiamo a vedere. Prego. Basta, non ce la faccio più. Mi pare di stare nel secondo atto della Signora delle Camelle. E abbi pazienza, Elvira. E tra poco tutto sarà finito. Lascia lavorare a Tony. Pensa, 30.000 euro. 30.000 euro. Oh, Marcello, sono figo, sono bello. Oh! Ma signora Elvira, cosa c'ha? Si sente male? Siamo scazzi. Ci mancava solo lui, per favore, non è aria. No, guarda, Marcello, guarda, questo non è il momento, quindi vai. Ma quel vecchio in carrozzella vicino alla porta chi è? Ti ho detto che abbiamo da fare, quindi vattene. Ah, ho capito, qui c'è di mezzo qualche inghippo di Don Antonio. Senti, ti abbiamo detto che non è cosa, abbiamo delle visite, quindi vattene. Oh. Don Antonio è di là con dei signori, quindi vattene. E questi signori vi offrono di più, cos'è? Non basta i 100 euro, eh? Ma certamente, se tu non rompi le uova nel paniere. Ah, allora il Don Antonio, caro, inizia a portare i clienti in casa, eh? Ma scassone che non sei altro. La piccosso, la piccosso. Ma ho visto, deve essere il marito. Ma cosa è successo? È tornato il marito e la buona donna lo ha percosso. Il marito? Quale marito? Quel marito. Ah, quel farabutto delinquente. Guardi come ha ridotto la sua famiglia. Mi scusi, donna Elena, ma sono un po' nervoso. La mia famiglia, cioè la mia famiglia. E che è la mia? Giovanotto, lei farebbe bene a non mettere mai più piedi in questa casa. Io se fossi lei sparirei dalla circolazione. Guardi come ha ridotto questa povera donna. Commendatore, veramente lei che ha picchiato lui, eh? Ah, appunto! È lui che picchia lei. Quando non è ubriaco. Oh. Quando è ubriaco è lui che picchia lei. Invece quando non è ubriaco è lei che picchia lui. Insomma, signore, la prego, chieda scusa a sua moglie. Sì, ma io, cioè, signore, adesso però su, io... baciatevi e tornate a sorridere. Signor barone, baciatevi. Un bel bacio, un bel bacio. Commendatore, che facciamo qui? Come che facciamo? No, dico... Ma che diavolo, il commendatore non desidera altro che vedervi riappacificati. Non è vero, commendatore? Allora lei maturizza, eh? Baciate. Basta! Un momento, ragazzi, chiedo scusa, ma io devo scappare. Il dovere mi chiama. Ho una riunione molto importante col comitato. È vero, come passa il tempo a fare del bene. Però donna Elena, il bene non l'abbiamo ancora fatto. Tutte parole medicinali. Ecco, vogliamo venire al vero scopo per cui siamo qui? Beh, certo, senz'altro. Vogliamo riunire il comitato. E siamo a sua disposizione, commendatore. Prego. Io, commendatore, se io mi muoio e disturbiamo, andiamo in camera, ecco. No. Che facciamo? Elargiamo, diamo i denari. Bene, allora lei che cosa propone? Ma io ho lasciato 5.000 euro. Oh, benissimo, eh? Mi congratulo per la sua personale munificenza. 5.000 euro sono sufficienti, no? Sì, vuol dire che i nostri denari li utilizzeremo per beneficiare altre famiglie bisognose. No, un momento, chiedo scusa. Forse mi sono espresso male. Volevo dire che io ho lasciato 5.000 euro a casa. Però... state tranquilla, da parte mia farò un assegno, eh? Va bene, beh, allora lei quanto propone? Bah, non lo so, io direi... Come ha detto? 30.000 euro. Commendatore, lei è molto generoso. Allora mi sembra eccessivo, Facciamo 29.000. Beh, troppo, commendatore, troppo. E facciamo 28.000. Troppo. Ah, signor barone, ma lei com'è taccagna? Commendatore, non si tratta di taccagneria, ma di prudenza. Elargire una simile cifra in una sola volta può apportare...
fare più danno che benessere. Allora glieli vogliamo dare a rate? Diamogliele a rate! Ma 5.000 euro in una busta sono sufficienti. Non è, non va, facciamo una cosa, facciamo 6.000 e non se ne parla più. Ma io non sono d'accordo. Vabbè, allora facciamo 2.000 a testa? Ma io dissento, io dissento. Cosa fa lei? Io dissento, ho portato i medicinali a base vitaminica. Io do la mia busta al marito. Ah, no, non è, no? Ma cosa fa? Quello se la va subito a bere, quello è un alcolizzato. Donnera, guarda, facciamo così. Questi me li prendo io perché ne sono sprovvisto, come dicevo prima, di contanti. Farò un assegno e lo intesto alla signora. Va bene. Mamma! Mamma! Luigino, ma cosa è successo? L'ho ucciso! Ma che dici? Mamma! Mamma, ho ucciso Alessio! Alessio! Sì, con Elena! Ma perché l'hai fatto? Perché? Mamma! Zia, è successo una cosa terribile. Ma spiegati il nome del cielo! Luigino! Credendo che la mia pistola fosse scarica, ha fatto partire un colpo contro la porta dietro la quale c'era Alessio. Ed è morto! L'ha ucciso! Oddio. Adesso lo arresterà! È svenuta, presto! La gandola, i medicinali! Mi scusi, senta, sono il membro promotore. Ecco, ma questo Alessio... È morto? L'ha ucciso! Ma proprio morto cadavere? No, sì, cadavere! Ma mi scusi, sa, ma questo Alessio è parente di donna Elena? No, è il cameriere! Ma dov'è? Dove sta? Ah, in fondo al corridoio a destra! Corridoio a destra! Mamma, ora mi arresteranno! No, dobbiamo per andare via, su! Vieni! Sì, è meglio andare via subito perché dobbiamo nasconderlo! Ma dove? Zia, il posto non è un problema, lo troviamo, è solo una questione di soldi, dai. Un momento. Non è Elena, mi scusi se mi intrometto, ma lei vuole nascondere Luigino. Non è Elena, ma quale posto migliore? Io direi di lasciarlo qui. Chi viene a cercare un nobile in questa famiglia di poveri disgraziati? Ma no, per favore, andiamo, non perdiamo altro tempo. No, a me sembra una buona idea. Anche a me sembra un'ottima soluzione. Ma è una fesseria bella e buona, ma scusa, ma... Io non so come ringraziarla, commendatore, lei è sempre molto gentile. Donna Elena ha dovere, solo dovere e nient'altro. Barone, sì. Beh sì, io toglierei disturbo a questo punto, perché immagino dovreste rimanere soli per mettervi d'accordo, buonasera. La ringrazio molto. Grazie anche a lei, commendatore. Ma io veramente... Commendatore, lei mi ha fatto fin troppo, quindi, Devo andare. Commendatore, su, questa non è casa sua, quindi, noi l'abbiamo, eh. Avete ragione, volete rimanere da soli. Vuol dire che... Vado? Vada. Io vado, Vada. Va bene. Arrivederci. Sembra di impazzire. Ma su, sono fatalità. E perché non mi aiuta a fare il trasloco? Ah, sì, mi scusi, mi dispiace per tutto il disturbo che ho arrecato. Su, venga, mi aiuti a portare il tavolino. Sì, volentieri. Oh, bello questo dipinto. L'ha fatto lei? Sì, è il mio lavoro. Vede, nel dare un po' di colori a questi fiori, a questi paesaggi, mi sembra di togliere un po' di grigio anche alla mia vita. Sembra sciocco, vero?
perché è sciocco? Perché sono sciocche tutte le cose che piacciono ad una ragazzetta come me, che preferisce fantasticare piuttosto che pensare. Ma questo non è un difetto. Eppure mia madre dice che le altre ragazze non sono sciocche come me. Anche a me dicono che sono diverso dagli altri. Mia mamma dice che sono strano. E forse ha ragione. Se fossi normale, non avrei fatto quello che ho fatto. Su, venga, mi aiuti a portare il tavolino? Sì. Chi sarà? La polizia! Non lo so. Lei, signor Luigino, si nasconde, nascondino. Sì. Nascondino. Era il giornalaio che ha portato una lettera. Vedi cosa dice. Comunicato urgente a tutti i congiunti. Come Napoleone Bonaparte nella battaglia di Waterloo non aveva previsto la presenza dei rinforzi inglesi, così io nella mia geniale trovata non ho previsto che la redditizia presenza del giovane Luigino non mi avrebbe permesso di rientrare pubblicamente in casa mia. E mannaggia la miseria, come se non bastasse, piove. Pertanto dispongo, primo, segnalerò il mio arrivo con 3 colpi brevi ed uno lungo battuti alla porta. Secondo, a questo segnale Luigino dovrà essere chiuso nello sgabuzzino, facendogli balenare il pericolo della polizia. Terzo, Marcello, faccia meno il fesso e finga un'improvvisa partenza, perché se lo ritrova ancora in casa come falso marito passa un guaio. Distinti saluti, Don Antonio La Grazia. Anche se non la firmava, questa lettera non poteva che averla scritta tuo padre. Ma se vieni qui scoperto, che figura ci facciamo? Ha 2000 euro in tasca, potrebbe anche andare a dormire fuori, no? Vado a chiamare il signorino. Venga, signor vicino, scampato pericolo. Signor Luigino, cosa? Lei trema? Sì, ho avuto veramente paura. Io ho i nervi talmente scossi che non so se riesco a controllarmi. Su, cerchi di essere calmo. Sì. Signor Luigino, sa che cosa facciamo? Le prepariamo il letto così potrà riposarsi. Sì, grazie, sì. Grazie. Le va? Va sì. Bene, buongiorno. Ma veramente? Ah, questa è mia figlia Fiorella e non l'ha vista perché non c'era prima. E Luigino dov'è? Oh, l'abbiamo nascosto perché non sapevamo chi suonava. E lo vado a chiamare subito. Come sta? Molto scosso, molto molto scosso. Poveretto. Luigino, come stai? Come stai? È terribile, non faccio altro che pensarci. Ma no, tranquillizzati, vedrai che andrà tutto bene. Sì. E Valerio farà del tutto perché non ti succeda niente. Ma sì, ha ragione. Non fare una fissazione perché sennò qui ci andiamo a diventare pazzi. E qui come ti trovi? Mamma, sono persone tanto care. Facciamo solo il nostro dovere, signore. Hanno bussato! Ma hanno bussato. Hai sentito bussare, Fiorella? No, mamma. Non ho sentito. No. Vivo come in un incubo. Io ti giuro di aver sentito bussare. Ma hanno bussato. Ho sentito anch'io dei colpi. Ah, quei colpi. Toc toc. Sì. Sono gli inquilini dell'appartamento accanto. Sì. È il vecchio che per vuotare la pipa la batte contro la parete. Tic. Però si sente di qua. Ancora? Mamma! Ma spettacolo, su, hanno bussato. Sì, adesso sì. Signorina, per favore, non la sconda. La polizia. No, calma. Signora, adesso quando era ad aprire? No, non credo che ce ne sia bisogno, no, perché credo che sia andato via, sì, ho sentito scendere le scale, è andato via. Commendatore! Don Elena! Ma noi qua a quest'ora? Eh no,
Esco adesso da Casa Verderame, dove abbiamo celebrato il grande ufficialato del capostipite, e strada facendo mi sono detto, ma visto che sono qui vicino alla famiglia... La Grazia, dico, vado lì e sento anche un po' come vanno le cose con Don Luigino. Ma ecco. Lei è molto gentile, commendatore. Dovere, donna, dovere e nient'altro. Commendatore, avrei un favore da chiederle. Prego. Però non interpreti male quello che sto per dirle. Allora, noi non vorremmo che lei questi giorni venisse a rendere visita ai suoi beneficati. Lei mi comprende, un uomo del rango come il suo, in questa povera casa potrebbe mettere Luigino in serio pericolo. Lei mi comprende, no? Ma certamente avete ragione, ma io non capito mai da queste parti, e specialmente in questa casa, per carità. No. A proposito, commendatore... Sì. Quanto ha stabilito per ricompensare questa famiglia che ospita mio figlio? Ah, sì, 1.000 euro. Come ha detto? 1.500 euro. 1.500? Sono troppi? Ah, no, io credevo molto di più. Accidenti. Vabbè, poi magari se vuole possiamo aggiungere qualcosa. Vabbè, si vede che poi faremo un bel regalo finale. Ah, va bene. Sì. Lei è sempre gentile, ma adesso vorrei andare a vedere mio figlio, mi accompagna? Ah, sì, perché era un problema per quello. Prego, donna Eva. Grazie. Prego. Signora, suo marito è in casa? Non l'ha visto. Come? Non l'ha visto? E perché lo cerca? Devo parlargli. Ora, come si fa? Quella è in camera sua. E che ci vuole? Il passaporto? Per favore, su. È proprio necessario. È molto urgente. Va bene. Marito mio! Che c'è? Ma come? Commendatore, che... Stava chiamando marito mio. Oh, mi scusi, ho sentito commendatore. No, stavo chiamando mio marito. Ah, ho capito, ma scusi, suo marito non è partito? No, commendatore, io sto sempre qua, capirai. Di bene in meglio. A questo siamo arrivati, addirittura nella camera nuziale. Ma qui si stanno oltrepassando ogni limite. Si sta oltrepassando la decenza! Qui siamo in piena orgia! Ma commendatore, ma chi ci trova di strano? Mi scusi, eh? Ma come cosa ci trova di strano? Quel delinquente farabutto in maniche di camice in camera nuziale! Ah, senta, commendatore, noi abbiamo da prendere accordi con questi signori, quindi, per favore, Un momento. Io, come membro promotore, ho il diritto, anzi dovere, di controllare i locali di questa casa. Brava donna, vuole accompagnarmi, per favore? Scusate. Sì. Dovrei scambiare due parole con lei. Sono ai suoi comandi, eccellenza. È una cosa molto confidenziale che deve rimanere tra lei e me. Ma eccellenza, ma se io voglio so essere muto, cieco e sordo, capirà. L'avevo capito che potevo fidarmi di lei. D'altra parte, D'altra parte lei, tenendo nascosto in casa sua Luigino dietro compenso, è praticamente nostro complice. Complice a fin di bene, naturalmente. Sì. Questo è. E allora? Allora lei è interessato quanto noi a non parlare né di questo increscioso incidente né tantomeno della cortesia che le sto per chiedere. Cortesia pagata bene, naturalmente. Ma eccellenza, ma se si tratta di un'opera buona, specialmente pagata, di che si tratta? Ah, guarda, si tratta di tenere nascosta solo per questa notte una persona in casa sua. Un'altra persona, qui in casa mia. E chi è sta persona? Alessio. Alessio? Alessio il cameriere, sì. Ma quello è cadavere! Certo. Ah, io dovrei tenere un cadavere qui in casa mia? Ma eccellenza, ma questo è grave, è molto grave, solo per stanotte! Eh sì, ma puoi portarlo qui, poi se la gente viene a saperlo, Ho predisposto tutto, ok? Vabbè. Se denunciamo oggi la morte, iniziano le indagini e per Luigino è troppo pericoloso. Sì, ma Luigino è stata una disgrazia, una disgrazia. Ma non è poi così facile a dimostrarsi. Comunque, nessuno lo cercherà perché Alessio era apolide. Cos'è che era?
Apolide! Oh, povero disgraziato, ma lui lo sapeva! Ma che ha capito? Apolide è una persona civilmente senza patria, cioè non aveva famiglia, nessuno lo cercherà. Ah, sì, ho capito, vabbè, tutto a posto, però qui si tratta sempre d'occultamento del cadavere, quindi, caro, eccellenza, no, mi dispiace, no, 20.000 no, euro no, per lei! No! Ah. Eccellenza! Ma se si tratta di un'opera buona! Oh, ma c'è un cadavere solo oppure c'è Napoleone? Sì, pure l'obitorio adesso, su, siamo d'accordo, sì. Bisognerebbe, quindi... Sì, che ci organizziamo, sì. Però un momento che sento... Ah, sì, su. E Luigino mi sembra molto meno agitato. No, zia, lo shock è stato forte, bisogna che rimanga ancora qui a riposo, tu vai pure che ci penso io, vai pure. Bene, mi sento molto più tranquillo. Le stanze sono ben arieggiate. E chi può essere? Beh, non lo so. Aspettate qualcuno? No. Ma chi? Cura per Luigino. È tornata Roberta! Ma dai, è tornata Roberta! No, è tornata Roberta! E chi è Roberta? È la figlia! È del mio primo marito! Sì, però del primo marito, sì, che sì, è morto, sì, poretto! Ah, oh, è morto? Sì, è morto! L'hanno riportata quelli della Sala Splendor, sì. Stava facendo una maratona di danza, era 3 giorni e 3 notti che ballava, adesso è su che si riposa! Ma almeno l'ha vinta questa maratona? Ma che, si è ritirata dopo 72 ore! Oh. Adesso scusate, vado a vedere come si sente. Oh, aspetta che t'accompagno. Ma zia, sì. vai pure, sarai stanca. Il commendatore, accompagni lei donna Elena, che io mi trattengo ancora un po' qua, eh? Ah, lei si trattiene? Per parlare un po' con Luigino, zia. Come la tua? Alla felice occasione di averla incontrata. Te, zia, stai tranquilla che a Luigino ci penso io. Beh, arrivederci allora.